Anticipazione Grande Fratello VIP, stasera sarà svelato accaduto nel van a telecamere spente. Il pubblico del Grande Fratello VIP sta per scoprire quanto accaduto a telecamere spente nel van la scorsa settimana. L'episodio che è valso la nomination d'ufficio è Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi. Nicolin Curvaia e Nicole Murgia sarà approfondito nel corso della puntata in onda lunedì 27 gennaio. A svelarlo è il Grande Fratello in un post pubblicato sui social. C'è un mistero che si infittisce giorno dopo giorno, cos'è successo davvero nel van della casa? Questa sera il Grande Fratello porterà alla luce nuove verità. Si legge sulla pagina Twitter del Grande Fratello. È chiaro, quindi, che la produzione delle reality ha deciso di tornare sull'argomento per far luce su quanto ancora non detto. Che cosa è accaduto a telecamere spente? E per quale motivo i VIP temono così tanto che la verità venga a galla? Una parte del contenuto di quella conversazione è già stato svelato. Lo stesso Tavassi ha riferito a Daniele Dal Moro di avere fatto una battuta di pessimo gusto sulla sua sessualità. Si riferiscono a questo i concorrenti coinvolti? Ad apparire maggiormente preoccupata rispetto alla possibilità che il GF torni sull'argomento è stata Nicolin Curvaia. A qualche ora dalla puntata segnata dal provvedimento disciplinare, ancora una volta chiusa nel van. La concorrente del GF VIP aveva confessato a Edoardo che avrebbe lasciato il gioco laddove fossero emerse certe circostanze. Di che cosa ha paura Nicole? Perché teme che quanto detto nel van quando pensavano di non essere ascoltati sia tanto grave da spingerla addirittura ad abbandonare il gioco? Sempre che la nomination prevista per questa sera non regali un colpo di scena e obblighi uno dei concorrenti oggetto del provvedimento ad abbandonare il gioco. Și poate îți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei.